Una piccola storia dondolante. Ci sono già più di 1000 breve video per una scoperta troppo corta. Aneddoti e amici e zie. La storia d'Asti a Torino. My Little Swing Story, un sussultante susseguirsi in successione di confessioni di bassa qualità. E niente, sono qui perché voglio parlare della mia esperienza dell'indie hop. Botte di felicità. Bellezza dello swing. Da grandi responsabilità derivano grandi responsabilità. Super Losty continua a vegliare su di voi. Offerte che non si possono rioffrire. Ma c'è la Gianni Pannese. Giura, brava Giura. Onomatopee. Boom bam bam bim boom bam. Dr. Swing! Primi confusi piani. Ed altri molti raccontri in La mia piccola storia dondolante al Cimena. Lindy Hop, gioia, bellezza dello swing, espresso con questo ballo stupendo. Viva Lindy Hop, mi piace. Cos'è lo swing per me? Ultimamente è molto lo swing per me. È quella musica molto, molto speciale che ti entra dentro. Ci sono dei pezzi esaltanti che ti portano su. Quando c'è una musica così, se riesci a condividerla con gli altri, con molte persone, in certi casi con certe persone, assume tutta una sua magia. Se non ci fosse lo swing, bisognerebbe inventarlo. È una cosa che non ti stanchi mai, come la cioccolata, non ne mangerei a quintali, non mi stuferei mai. Sono proprio contento di aver fatto questa scelta, di essere con voi da Sti Jazz. Aneddoti particolari non ne ho, però di ricordi, di cose fatte molto belle, di momenti lieti ce ne ho tantissimi. Ho conosciuto tra l'altro delle persone molto speciali che resteranno sempre nel mio cuore, sia maschi che femmine. Vabbè, scherzo. Una in particolare. È una cosa, una figata questo swing. È una cosa che comunque a me è sempre piaciuta e grazie a Dio è stata la realizzazione di un sogno, poter fare un corso di questo ballo, che io ballo alla mia maniera, insomma, però lo esprimo e mi piace ballare sempre. Questa cosa è una cosa stupenda. Grazie Dusty Jazz, anche che mi dai questa opportunità poter esprimere. Siete forti, ragazzi. Ciao. Sono anni che devo nascondere la mia vera identità, che camuffo i miei superpoteri nelle serate. Poi un giorno ho capito che Dusty Jazz aveva bisogno di me. I ballerini smemorati che continuavano a perdere calze, asciugamani, cappelli, sciarpe, magliette sudate, deodoranti, dovevano ritrovare i loro oggetti. Così, dopo anni di serate in levare, ho capito che lo swing tira fuori i superpoteri di ognuno di noi. Voi non temete però, perché Super Losty continua a vegliare su di voi. Fatemi però vedere anche i vostri di superpoteri. Ma soprattutto il Lindy ci ha regalato tanti amici e un quadrilione di felicità in più.
19.05, lezione di Charleston, pregando di trovare parcheggio. Finita lezione, un po' di stretching. Ore 20.10, lezione di Lindy. Questa volta devo ricordarmi il sudaste. Ore 22.15, serata in corso Brescia, qui 7.7. La gente è piena. Certo, se faccio in fretta, nell'ora che mi rimane avrò ancora il tempo di svaccarmi a letto, fissare il soffitto e magari mangiarmi anche un piatto di pasta. Ma poi non esco più di casa! In modalità un po' pusher, vi dico che la mia agenda è incasinata come quella del Grinch. E sapete cos'altro vi dico? Che mi piace così, perché non c'è altra cosa che come l'Indy mi permetta di divertirmi e farmi in quattro allo stesso tempo. E la vostra agenda com'è? Ciao, sono Chiara. Nella puntata di oggi del mio nuovo blog sullo swing scopriremo gli effetti dell'indie hop sulla gente. Andiamo a scoprirli. Ciao, sono Lamberto. Ciao Lamberto. Per me l'indie hop è diventato un'ossessione. Non vedo la mia famiglia da un anno e mezzo, ma voglio cambiare. Oh raga, ci sarà da stasera, andiamo! Sì, figo, andiamo! Effetti strani sulla gente, effetti molto strani. Cos'è l'indy per noi? Divertimento. Sudore, fatica, gran divertimento. Male le ginocchia. Bim bum bam bam bim bum bam. Tutu, 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 tutu. I ritmi. Cos'è l'indie hop per me? Allora, sicuramente è un abito di energia pura che io mi metto addosso e che mi fa stare bene, mi fa sentire meno anche la stanchezza lavorativa a fine giornata. È una musica che ti entra proprio dentro, che mette allegria e che onestamente spero non faccia ingrassare a furia di ascoltarla, perché mi sono resa conto che la maggior parte delle canzoni, dei testi delle canzoni parla di cibo. Però è anche una musica che mi ha fatto trovare bellissima l'idea che in un giorno molto lontano si potrà avere un funerale con musica swing e una lavender coffin. Mi ha fatto incontrare delle persone molto, molto carine, delle belle persone. Mi ha fatto incontrare il mio leader preferito, col quale mi trovo molto bene a ballare. Mi ha fatto entrare in un ambiente dove i giovani e anche quelli che non sono più così giovani possono interagire parlando una musica comune, e questo è veramente raro ormai, grazie al Dusty che ha saputo creare questa atmosfera. Tutte cose positive, no, c'è anche una cosa negativa in realtà, è che l'indie mi ha traumatizzato per il resto della mia vita, perché niente, sono stata sgridata furiosamente dall'insegnante più calmo e più tranquillo che ci sia. Niente, ho fatto la domanda sbagliata al momento sbagliato e sono stata sgridata furiosamente. Non so se potrò superare questo trauma, una soluzione c'è, e niente, dovrò ballare l'indie hop per il resto della mia vita con quell'insegnante. Cinque anni di Dusty, 5 anni di puro divertimento. Grazie Dusty! Come mi ha cambiato la vita? Sono riuscito a passare dai campi di rugby alla sala da ballo. E finalmente possiamo andare a ballare insieme. Tanti auguri Dusty Jazz! L'indie hop, era l'indie hop, era un bel ballo, sai? E mi ricordo che c'era Stefano Tortuleani, poi c'era Gianni Pannese, Giulia, brava Giulia, Lucia, bella, c'eravamo tutti, eravamo una famiglia, si ballava. E poi c'era Monner, l'assassino, perché lui non sopportava la gente che non ballava l'indie hop, e che sai cosa succedeva? Lo ammazzava. E che potevo fare? Io facevo un casino, tutta la polizia di New York. E a quel punto non potevo fare niente, perché è la famiglia. Quando si tocca nella famiglia non si può fare niente. Perché l'indie hop è la famiglia.
Eccoci alla seconda puntata degli effetti dello swing sulla gente. Cosa succede a un lindy hopper sul luogo di lavoro? Scopriamo anche questo insieme. Lamberto, ma noi dobbiamo riuscire a rispettare le consegne di fine anno. Signorina, mi porti i rendiconti di fine mese, per piacere? Sì, subito. Lindy up, I don't you. Lindy up, I can't risk. Lindy up, and I love you. Lindy up, I dusty. Lindy up, I still call to me. Lindy up, I love you. I'm bop bop, old lady of pants, and the bee bop 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 bop. E poi tutta una vita in autonomia, io sono mia e così via, e nessuno mi controlla, nessuno mi comanda. E poi finalmente dei leader che decidono che passo fare. Che relax. Una piccola storia dondolante. Ci sono già più di 1000 breve video per una scoperta troppo corta. Aneddoti e amici e zie. La storia d'Asti a Torino. My Little Swing Story, un sussultante susseguirsi in successione di confessioni di bassa qualità. E niente, sono qui perché voglio parlare della mia esperienza dell'indie hop. Botte di felicità. Bellezza dello swing. Da grandi responsabilità derivano grandi responsabilità. Superlosti continua a pigliare su di noi. Offerte che non si possono rioffrire. Ma c'è ragione Pannese. Giura, brava Giura. Onomatopee. Bum bam bam bim bum bam. I ritmi. Dottor Swing. Dottor Swing. Dottor Swing. Dottor Swing. Dottor Swing. Primi confusi piani. C'è proprio questo step. Ed altri molti raccontri in La mia piccola storia dondolante. Al Cimena! Eccoci ora nell'ambiente naturale dell'Indie Hopper, la sala prove dove apprende tutte le nuove mosse e figure per essere fichissimo in pista. Ecco che ci sono due ragazzi. Ciao ragazzi! Ciao Chiara! Ciao Chiara! Raccontatemi un episodio che ricordate con tanto amore legato all'Indie. Ma l'episodio che ricordo con più gioia è la prima volta che due persone mi hanno fermato e mi hanno detto: ma come balli bene, come fai bene lo swing out? E io sono stato veramente felice. Allora ho pensato bene di prendere dell'acqua e dare da bere al loro cane guida. Oh raga, c'è serata, andiamo! Oh, figo, andiamo! Vabbè, a sto giro vado. Lo swing è magico, guarisce dal raffreddore alla depressione. C
Ciao a tutti. Io e Lindy Hop ci siamo conosciuti circa 3 anni fa. Il nostro rapporto è sempre stato un po' particolare perché ci sono stati tanti alti e bassi, ma devo dire che in quest'ultimo periodo ci siamo riavvicinati molto. Per me è un ballo veramente tanto coinvolgente, appena parte la musica swing i piedi cominciano a muoversi, il corpo viene pervaso da un'energia positiva e la mente si libera da ogni pensiero. Io l'ho sempre reputato un po' come un linguaggio comune perché ti permette di entrare in contatto e di comunicare con l'altro anche se l'altro è uno sconosciuto. Ma forse una delle cose che più mi ha colpito è che ogni tanto, provando a soffermarmi a bordo pista e a guardare le persone mentre ballano, tramite il ballo riesci a capire molto di quella persona. E secondo me il ballo, essendo una vera e propria forma d'arte, è come se facesse venire fuori l'essenza più profonda di ognuno di noi. Ragazzi, vi ho mai raccontato di come ho iniziato a ballare l'indie hop? Papà... Ma abbiamo fatto qualcosa di male? Era l'estate del 2012, mi ero appena laureato a design, quando una sera di settembre, passeggiando per Piazza Castello, vidi quello che era uno dei primi Lindy on the Road. Le persone ballavano spensierate, chiesi subito informazioni e decisi di iscrivermi al corso. Quella era la musica che suonava il nonno, lo swing. E quel ballo mi trasmetteva un'energia positiva incredibile. In un batter d'occhio mi feci un sacco di nuovi amici. Poi c'erano le ragazze. Hey girls, wanna dance? Un sacco di ragazze. Oh yeah! Poi i saggi e l'ansia da prestazione. Il tormentone di Dr. Swing. Dr. Swing! 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 Qui non so esattamente cosa stessimo facendo. E poi ballo, tanto ballo. Fino a quando... Tu la conosci, Ame? Ma questa è la storia di come ho incontrato vostra madre. Forse. Ame, la smetti di parlare con i nostri figli immaginari? Dai, preparati che dobbiamo andare alla serata del Gran Galà. La mia passione per il Lindy Hop, guardate dove mi ha portato. Cioè, tutta colpa vostra, sono arrivata fino a Boston. Auguri, auguri da Sti Jazz. Il Lindy l'ho conosciuto in una chat. Tornavo dalle vacanze di Natale, ero su Frecciarossa, apro l'iPad, guardo chi è che mi ha chiesto l'amicizia ultimamente, apro un profilo dove c'erano 2 cani. Guardo se questa persona ha il profilo chiuso, vedo delle foto, dico, ah ma sì, questo qua è quel ballerino di tango che conosco. Incredibile. Mi chiama subito con Messenger. Oh, ciao, finalmente mi hai dato l'amicizia. Erano 5 mesi che te l'avevo chiesto. Parliamo del più e del meno, cosa fai, dove vivi, eccetera, eccetera. Ma come mai non ti ho mai visto ballare in milonga? Un sacco di tempo, perché io ho precedenti di tanghera. Lui mi risponde, tango? Ma io non ballo tango. Io ballo l'indie, quindi io avevo parlato per quasi 3 ore con una persona che pensavo fosse un'altra, ma che mi ha aperto al mondo dell'indie. Quel weekend c'era un workshop al Karma e quindi serate e io sono andata. Il lunedì ero iscritta alla scuola e adesso sono ancora qua che racconto e mi diverto tantissimo. Un bacio. Lindy, amore. Amore. Ha cambiato la vita l'Indy Hop.
Ragazzi, io sono Samuele. Io sono Manuel. Siamo due, diciamo, junior che hanno iniziato da poco a ballare l'indie. Sì, abbiamo iniziato a fare un corso con la Feel Good. Volevamo condividere con voi quello che sono le nostre, i sentimenti, quello che proviamo quando balliamo l'indie. Volevo semplicemente dire che per me l'indie è una cosa bellissima, perché quando ballo perdo il senso del tempo, perdo il senso dello spazio e le angosce che magari mi assillano durante il giorno spariscono e vivo dei momenti bellissimi di assoluta libertà. Per me, io quoto quello che ha detto Samuele. E io ho iniziato, anzi, ho iniziato è una parolaccia, perché mi hanno portato ad un evento, appunto della Dusty in Piazza Castello, e vedevo gente che sorrideva tutto il tempo e ne sono rimasto estasiato. E da lì ho deciso che avrei provato con il Lindy e mi piace tantissimissimissimo. Questo è tutto. Ciao. Ciao. Chi è che spinge un Lindy Hopper a ballare così sovente? Oh, raga, ci siamo, andiamo! Andiamo! Ah, adesso ho capito. È lo spingitore di Lindy Hopper su Reeducational Channel. Ciao a tutti, siamo Sara, noi veniamo dalla scuola di ricchezza di Manuel Micheli da Roma, e essendoci trasferiti qui a Torino abbiamo scelto da Sti Jazz e ci siamo trovati subito a casa, e vogliamo ringraziare tutti voi per averci ospitato e per averci accolto come se fossimo già parte di voi, e auguriamo a tutti buon Natale e felice anno nuovo. Farci venire una grande idea. Potremmo fare. Possiamo, tipo. Cosa possiamo fare? E che non facciamo ridere. Cos'è per te lo swing? L'indie è. Amicizia. Amicizia l'avevo già detto. Creare nuove amicizie. Creare nuove amicizie. Fine. È stato un bel video. Possiamo. Sono persone bellissime che abbiamo incontrato, Viti. Allegria. Step. Lindy è il mio momento felice. Il momento quindi nostra vita. Mi ritrovai a ballare Lindy in una sala oscura. Guarda che tutte le idee, cioè, mi hai capito? Sorrisi. Per me Lindy è importante. È proprio questa che tu voglia no, ci caschi dentro. Lindy mi ha aiutato a crescere. Con la stella destra. Questo è il mio. No, ma non è un primo piano. Sì. Quindi è un bounce a 360 gradi.
big man, there goes Mac the knife. Allora, benvenuti, e Marta, tu sei Marta, no? Sì, ciao a tutti, sono Marta Alessandro e ho 19 anni. Ti conosciamo tutti, sì, sì. 19, soprattutto 19, per l'età, sì, per, sì. E per la tua sincerità. Perché non li dimostro? Me ne dimostri 18 e mezzo. Bene, va bene. Bene. Spero che tu abbia già preso la patente, visto che siamo in macchina. Da poco, sì sì. Però, visto che sei la più grande esperta di swing nell'ambiente torinese. Esatto, Ah, tra l'altro, sentite, questo qui è Neil Armstrong. No, Marta. Lance Armstrong. Assolutamente. Quell'Armstrong che suona il sassofono già. E quindi la cosa che mi sono sempre chiesto, Marta, perché io poi alla fine ti ho conosciuto e ho detto, ma non mi sembra proprio un amante dello swing. Cos'è che ti ha fatto avvicinare e legare così tanto all'indie hop? Mi stupisce un pochino che tu non l'abbia capito subito, che io sono stata subito attratta da quella che è l'estetica del look e tutto quello che è inerente al vintage degli anni 30, si nota, no? Credo, no? Non ne sei rimasto subito colpito? Non so, anche le persone che frequentano l'indie hop. Sì, sì, infatti è una cosa che subito quando abbiamo iniziato a ballare mi ha colpito e ha fatto proprio... che fosse un ambiente composto da gente così equilibrata, finalmente, non un ambiente, sai, solo di marcioni o di gente non tutto a posto. Sì, equilibrate, soprattutto con... Soprattutto con un certo rispetto verso gli altri, è proprio una cosa davvero è raro che ci si prenda in giro, che non vengano... No, non succede mai. No, zero, non esistono, perfetto. Mi ricordo che una volta mi avevi detto che eri rimasta molto affascinata dalla storia dello swing, no? Sì, ma è incredibile, tra l'altro io non lo sapevo che anche i dinosauri ballassero l'indie hop. A cement bags. Cos'altro ti ha portato l'indie hop, scusami? Beh, grazie all'indie hop ho accarezzato il sogno di poter vincere un Oscar recitando accanto a attori di fama internazionale. Non mi dire, incredibile. E poi Marta, ti faccio l'ultima domanda prima di vincere il milione di euro, sì, con Jerry Scotti. Sì. Ma visto che è un ballo di coppia, sì, chissà in pista quante cose saranno successe. No, ma infatti guarda, non hai idea di quante persone grazie all'indie hop hanno trovato l'anima gemella. So, quasi, insomma, più o meno. Ti vedo rilassata in questo periodo, sì, no? Dopo sì, tot di anni nell'ambiente, sì, nell'organizzazione. Tra l'altro è un lavoro davvero molto, molto rilassante. Tutto bene. Mancano 20 giorni al swing train. Ah, ma stai parlando, vedendo le immagini, di Swing Train Festival. Sì, sì, esatto. Infatti devo dire che abbiamo ottenuto anche dei riconoscimenti molto importanti. E niente, sono qui perché voglio parlare della mia esperienza dell'indie hop, un'esperienza come tante, anche io ho iniziato così per caso, ti fregano con quella storia che tanto la prima lezione è gratuita, così tu provi, dici ma sì, vado a provare, e poi una, due, tre lezioni, cominci, e poi vai avanti, passano gli anni, e tu dici posso smettere quando voglio. E invece no, invece rimani lì e continui. Adesso ho pure conosciuto una ragazza all'indie hop, quindi sarà sempre peggio. Oltretutto non ho mai imparato a ballare, sono 3 anni che mi iscrivo al terzo anno, però non riesco a uscirne. E allora vorrei che questa servisse un po' da monito, da testimonianza per chiunque altro voglia avvicinarsi a questo mondo. Grazie.